Sì, sicuramente veniamo da 12-18 mesi molto complessi per l'industria della bicicletta. Ci sono tantissime aziende nel nostro settore decisamente sotto pressione, gli overstock di prodotto, la domanda flat, la condizione economica generale, socio-politica, le guerre non facilitano il compito e quindi ci sono dei problemi di natura generale che si uniscono a quelli specifici della nostra industria. Noi crediamo però, nonostante tutto questo, speriamo anche di non essere l'unica realtà in questo senso, che lavorare con qualità, aggiungendo del valore, aggiungendo servizi, questo valore passa dai prodotti di alta qualità, dalla disponibilità, dalla professionalità del post vendita, quindi alla capacità di generare valore passando anche da eventi come il nostro open house di questi 2 giorni, comunque anche in una situazione così complessa, anzi forse ancora di più in una situazione così complessa, continuano a distinguerci e a fare la differenza. Penso che sia innanzitutto molto importante perché ci crediamo, ma investire in un momento così complicato è ovviamente un'ulteriore dimostrazione che, insomma, che crediamo e vogliamo continuare a far bene, probabilmente in questo momento guardando al futuro, in quanto è una situazione che realisticamente non si risolverà nell'arco di qualche mese, ma siamo anche consapevoli che la nostra strategia è corretta, il catalogo è fatto da brand di altissimo di gamma, la visibilità che abbiamo sui clienti è ottima, ci riconoscono comunque una posizione di mercato di un distributore tecnico capace di aggiungere valore, per cui gli ingredienti per far bene ci sono tutti e quindi continuiamo a investire in questa direzione. Sì. Aggiungo sì, la risposta è fondamentale, soprattutto a livello dove lavoriamo noi, vediamo prodotti molto tecnici, posizionati nella fascia molto alta del mercato. Quindi è evidente che il nostro cliente si aspetta non solo un prodotto di qualità, ma anche e soprattutto un post vendita che sia adeguato a quello che è il prodotto che ha comprato. Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo assunto 5 persone nel comparto post vendita, oggi abbiamo un'area completamente nuova, abbiamo 9 persone, 9 dipendenti che si occupano solo di questo con competenze specifiche, chi si occupa di ruote, chi si occupa di idraulica, ovvero nel nostro caso di sospensione. Aggiungo una cosa che per noi il tema della conoscenza dei prodotti e del post vendita non finisce dentro l'azienda, anzi abbiamo inaugurato da qualche mese la nostra Academy con la possibilità di partecipare sia a distanza che in persona, quindi abbiamo dato una struttura, un vestito di marketing e commerciale anche a quello che è un progetto che abbiamo avviato 8 anni fa, siamo un progetto pilota in questo caso per il nostro fornitore principale che è SRAM e crediamo che divulgare la conoscenza dei prodotti e fare i training ai negozianti sia un altro modo per assicurarci che quando il prodotto arriva sul mercato, poi il post vendita che sia gestito direttamente da noi o dal negoziante di zona sia gestito in modo adeguato, allineato alle aspettative del consumatore finale. Sì, assolutamente, noi crediamo allora, innanzitutto tutti i miei colleghi meritano un plauso perché noi ci limitiamo a fare un'attività di coordinamento, ma il lavoro duro per preparare un evento di 2 giorni come questo è fatto sia fuori dalla rete vendita in modo costante, informando, invitando, pressando anche i clienti per essere presenti, non nascondo, e dai miei colleghi all'interno, che comunque è un lavoro di preparazione non indifferente. Quindi questo dentro e fuori. Nel caso della rete vendita noi abbiamo, questo probabilmente uno dei, con modestia, ma penso uno dei pochi obiettivi in questi anni, rimescolandola più volte, ringiovanendola anche un po', ma soprattutto abbiamo investito sulla formazione delle nostre persone, continuiamo a farlo, nei prossimi giorni andremo in Inghilterra da uno dei nostri fornitori MacOff e porteremo tutta la rete vendita per visitare i laboratori, questo perché crediamo fermamente che per vendere un prodotto del nostro livello non si può assolutamente non conoscere, ovviamente ognuno per il proprio livello di competenza, quello che si vende. Continuiamo a farlo con webinar, con formazione diretta, con viaggi organizzati presso gli stabilimenti dei nostri fornitori e controllandola, non meno che stamattina hanno fatto un test che fanno ogni 6 mesi, dove noi misuriamo il loro livello di conoscenza per poi andare a intervenire con micro riunioni dedicate su argomenti specifici per andare a colmare eventuali lacune di conoscenza. Quindi, abbiamo trovato negli anni persone che hanno capito l'importanza di questo processo e quindi ne fanno parte volentieri, non lo fanno perché sono costretti e questo per quanto mi riguarda è uno dei risultati più grandi, il coinvolgimento delle persone, il fatto di capire che le cose si fanno per l'opportunità di farle e non perché io o qualcun altro li costringa a farlo.